Ciao, sono Giulia. Giulia K. Sono contenta che tu sia qui. Nessuno veniva più a trovarmi, da anni ormai. Devo raccontarti la mia storia, lo so, ma non so da dove cominciare. Ci sono così tante cose che... Dovrei iniziare dalla mia infanzia, ma di quel periodo ricordo così poco. Solo quell'estate, era il 29, mi sembra, quando fui mandata a stare dalla tata. Tata, mi racconti la storia della Dama Bianca? No, passerotto, non questa sera. Sta salendo la nebbia, vedi? Sì, lo so che la Dama uccide le giovani donne quando c'è la nebbia. Ma perché è così cattiva? Vedi, Giulia, la sofferenza e la paura ci spingono a fare cose cattive, anche se non siamo veramente cattivi. Come i soldati che uccidono gli altri soldati. Mi piace la Dama, ho deciso, tata. Poverina, soffre così tanto, però continua a farmi un po' paura, sai? Io sarò presto una giovane donna e lei potrebbe uccidermi. Uccide anche chi le vuole bene? Certo che no! Allora io mi sento più tranquilla, io le voglio bene. E mia sorella Marta? È in pericolo? Marta è con la mamma, puoi stare tranquilla. Ti mancano? No, cioè, sì, mi manca un pochino Marta, ma con te sto così bene. Ora dormi, passerotto. Si è fatto tardi. Sì, tata. Dormo. Sognerò la Dama. Era molto bella. Era molto bella, sì. Molto bella. Allora io la sognerò bellissima. Io sarò bella. Bella come lei. Tu sarai ancora più bella di lei. Senti, tata. Visto che la Dama non mi farà del male perché le voglio bene, e visto che tu non sei una giovane donna, mi potresti raccontare la sua storia anche se c'è la nebbia? Ti prego, dai, o dormo, promesso. E va bene, l'hai sempre vinta tu, piccola peste. Amavo la tata e amavo quella storia. Ogni volta che la sentivo era come nuova e mi stregava sempre di più. Tutte le sere le chiedevo di raccontarmela, anche se mi faceva paura. Ancora oggi mi sembra di ricordare ogni singolo giorno di quel periodo. Com'ero felice. Un'antica leggenda racconta che i laghi della zona sono abitati dallo spirito di una giovane donna, morta per mano dell'uomo che amava. Aspettava l'incontro galante fissando il vecchio albero sulla piccola isola del lago. Il desiderio, le speranze. Ma ad aspettarla c'era la morte, non l'amore. Poverina però, non è giusto. La vita non è giusta, tesoro, ma è la vita. E dobbiamo imparare ad accettarla. Ci proverò, però mi fa una rabbia. Leggi, tata. L'uomo, disperato, confessò di averla uccisa per gelosia. E fu impiccato sull'isoletta dello stesso lago in cui l'aveva annegata. Nonostante le lunghe ricerche, però, il corpo della ragazza non fu mai trovato. Da allora il suo spirito, conosciuto come la Dama Bianca, vive prigioniero nelle acque dei laghi, disperandosi per la perdita dell'uomo che amava e che ancora ama. Quando si alza la nebbia, la Dama può lasciare le acque dei laghi ed aggirarsi nei boschi, nella vana ricerca del suo amore. I cacciatori raccontano di sentire i lamenti di una donna durante le albe nebbiose. Mi fa un po' paura questa storia, anche se la Dama mi piace. Smetto di leggere, passerotto mio. No, tata,
Papà mi dice sempre che la paura si deve affrontare. Vai avanti. D'accordo, piccola. La dama esige la vita di una giovane donna ogni qualvolta gli eventi risveglino in lei la memoria della triste notte in cui morì. Attraverso questa giovane vita che svanisce, per alcuni istanti la dama si libera del fardello del suo dolore. Buonanotte, tata. Buonanotte, amore mio. Passai dalla tata quasi 3 anni. Poi tornai a casa e dimenticai rapidamente come si faceva ad essere felici. Fu dopo 15 anni, nel 44, che tornai a stare in quella casa e che... Stavo sistemando alcune macchine fotografiche nel bosco, vicino al lago. Un congegno che aveva costruito mio padre le faceva scattare dopo qualche minuto. Cercavo di fotografare gli animali o qualsiasi altra cosa ci fosse in quel maledetto posto. Arrotolare il rullino. Aprire la macchina. Togliere il rullino vecchio. Mettere il rullino nuovo. Chiudere la macchina. Caricare. Attivare il temporizzatore. Ci siamo quasi. Devo solo mettere a fuoco l'immagine. Cosa sulla superficie dell'acqua? Se la inquadro meglio, forse riesco a vedere di cosa si tratta. Ma è una persona. Devo aiutarla. Notai subito che indossava un mio vestito. Ero spaventata. Trascinai come potevo quel corpo privo di vita fino a riva, cercando di non annegare a mia volta. Capii di chi si trattava solo quando la sollevai tra le braccia. Era mia sorella.
mia sorella gemella. Ed era morta. Una cosa impossibile. Ero così disperata. Non sapevo più né cosa facevo né cosa pensavo. Devo stare calma. Marta non è morta. Non è possibile. Non è vero. Non c'è motivo di preoccuparsi. Tutto andrà bene. Marta, 26 febbraio 1923. Tutto bene? Ti sei fatta male? Cosa stai combinando? Vai, Erich, corri! I miei corsero verso di me. Mia madre mi abbracciò. Lei. Lei che mi detestava, mi stava accarezzando. Il suo calore mi riempì di vita. E il dolore divenne sopportabile. Mi sentivo protetta. Marta, stai bene? Mi chiese parlando lentamente per permettermi di leggere le labbra. Pensava che fossi sorda. Pensava che fossi Marta. Non volevo far svanire tutto. Così feci timidamente cenno di sì con la testa. Non mi resi conto di aver imboccato una via senza ritorno. Avrei dovuto far finta di essere Marta. Per sempre.